La scienza dello spirito dà modo di riconoscere, attraverso percezione non mediata da un semplice sapere, ma diretta e cosciente, come nei tempi che precedono il Kali Yuga, l'uomo potesse ancora percepire il divino nella propria natura e nella natura esteriore internamente congiunte. Il divino animava l'uomo attraverso l'organizzazione corporea, non ancora densificata, e poteva in lui suscitare ispirazioni o visioni. L'uomo vedeva l'Eterno sorgere dal sangue e riconosceva nel capostipite l'ente spirituale della sua stirpe. Un grado dell'iniziazione era appunto il suo elevarsi alla comunione diretta con questo ente. Nel proprio essere fisico, l'uomo poteva trovare il contatto vivificante con quelle forze trascendenti che nella natura si vestono di forme, come di grandi simboli cosmici. Surya, il sole, Ushas, l'aurora, Agni, il fuoco, Vata, il vento, Soma, la bevanda d'immortalità, sono nei Veda il ricordo di una simile comunione. Analogamente, nella tradizione primordiale taoistica, viene ricordato che Qianyuan, la causa iniziale della perfezione, sostiene in un punto identico la vita dell'uomo e la vita della natura. Così il bene è la conformità alla legge dell'essere, il male è la non conformità. Poi la tradizione sarà il ricordo della conformità quando questa comincerà ad essere perduta. Non sarà più la cosa, ma il ricordo della cosa e il tentativo di restaurarla mediante ricordo. La perdita della istintiva armonia umano-cosmica sarà il motivo che potrà chiarire il senso del cammino dell'uomo verso l'autonoma individualità e del suo rapporto con la tradizione. È appunto un dato tradizionale il fatale decorso verso il Kali Yuga, il quale va così contemplato nel quadro di una involuzione che è conforme alla dinamica interna della legge. Questo andrebbe meditato con un senso di responsabilità da chi accoglie per via semplicemente culturale la dottrina delle quattro ere o età. Al limitare dei nuovi tempi avvenne un mutamento di cui ebbe conoscenza diretta soltanto un esiguo gruppo di iniziati. L'umanità si limitò a registrare come storia o a subire come fatto le conseguenze esteriori di tale mutamento. Da allora il cercatore dello spirito poté trovare il divino soltanto fuori della propria natura, nella pura attività interiore indipendente dalla inclinazione a mantenere la conformità ad una direzione che si era esaurita, ossia nel puro conoscere, non più condizionato dall'essere fisico sensibile. Da allora, rimettersi ad una tradizione spirituale che era l'eco di quanto fu valido soltanto per l'uomo ispirato dal divino attraverso la natura, il sangue e la stirpe, divenne un errore. Trovare lo spirito attenendosi alla sola natura e a ciò che ormai inconsapevolmente sorge da essa è stata l'aspirazione di un mondo tramontato, di un mondo determinato da una precisa direzione ciclica verso il Kali Yuga. In questa età oscura, la vitalità spirituale della natura ormai va ad esaurirsi, perché l'uomo sperimenti la solitudine nel mondo fisico. Tutto il mondo antico è valido in vista di questa estinzione del sovrasensibile
nel sensibile, che si verifica perché l'io abbia l'esperienza della individuazione e della libertà e possa quindi liberamente, non per spinta fatale o meccanica, riconquistare la divinità smarrita, proprio in quanto gli sia anche possibile perderla definitivamente. L'alternativa è dinanzi all'uomo oggi come possibilità di annientamento o di magica resurrezione. Le tradizioni segrete dei primi secoli della nostra era parlano velatamente di un cambiamento di polarità. Il divino ormai non sorge più, come in antico, dal corporeo o dall'anima fondata sull'organizzazione corporea, ma da ciò che si può attivare liberamente fuori del corporeo. Chi voglia può trovare in elementi mitici, come in documenti e dati della storia, diverse eco di questo cambiamento. Stato di fatto che, non percepito nella sua essenza, verrà accolto come una condizione normale, a se stessa sufficiente, e tale che si pretenderà ricostruire il passato e la tradizione mediante forze conoscitive che sono la conseguenza della perdita della capacità di visione che fu alla base di quel passato e di quella tradizione. Né ancora i cultori della tradizione sanno intendere come basilare sia la riconquista di tale capacità di visione, secondo una tecnica che tenga conto dello stato di fatto attuale e che perciò non può essere ritrovata nella tradizione stessa. Ma solo la riconquista della capacità di visione, che non potrebbe tuttavia essere una ripetizione di ciò che fu un tempo, ma un possesso cosciente e libero di essa, può ristabilire il contatto con l'essenza del mistero e del mito. Altrimenti ci si muove inevitabilmente con l'essere che si è nella tradizione morta, a cui si chiede una conferma metafisica per rimanere ciò che si è, in quanto si ama subconsciamente rimanere ciò che si è, ossia ombre vaganti sulla terra. L'eco della crisi umano-cosmica accennata è reperibile a chiunque voglia sul piano della cultura ordinaria. Si tratta di rendersi conto quale significato abbia effettivamente una serie di espressioni fatidiche proprie alla cultura del periodo a cui si allude. Ad un dato momento si annuncia che pan omega stetneke, cioè si parla di expleipsis ton kesterion, cioè è atteso il fanciullo divino che instaurerà il novus ordo, il nuovo ordine. La missione del Logos solare sulla Terra viene preannunciata dai santuari dell'India, da quelli dell'Iran e da quelli della Caldea, e in particolare dalla visione di Osiride resuscitato, chiamato nelle cripte egizie il sole di mezzanotte. Al tempo stesso cambiano i sigilli e i segni iniziatici. L'antica astrologia cessa di essere valida. Si interrompe l'antica sistasis tra il divino e l'uomo. Aristotele intendeva con questo termine la narrazione, la trama. E in Oriente si comincia a dire: il Simpradaya è perduto. La tradizione ormai può parlare soltanto ad iniziati solari, per nulla apparenti sulla scena della storia, che conoscono la conversione del suo linguaggio secondo il senso dell'invisibile cambiamento.
L'antico mondo allora tramontò. Era appena nata la filosofia in Occidente, quindi parliamo del primo secolo avanti Cristo, mentre in Oriente si diffondeva la parola del Buddha e in Estremo Oriente avevano insegnato Lao Tzu e Confucio. Da allora la resurrezione del vecchio mondo, la restaurazione dei suoi residui tradizionali sarà inconsapevolmente un'operazione cadaverica, ossia una ricerca del soprannaturale nelle inclinazioni degenerescenti che verso esso rimangono come idee, come tipi del subcosciente avulso dalla sopranatura. Là dove un tempo si manifestavano direttamente entità sovrasensibili nella natura e nella razza per il mutamento accennato, ora operano le forze arimaniche della terrestrità, mentre nella polarità opposta, quindi di contro alla natura e alla razza, ossia in una direzione che nei tempi passati sarebbe stata infrazione, irregolarità, non conformità al Dharma, appunto in tale direzione ora è attivo lo spirito. Sono stati spostati i lumi. L'attitudine a riferirsi alla tradizione, quindi la risurrezione dell'antica correlazione con il divino, sarà una via verso l'astratto. Anche se un fenomenismo psichico e un trascendentismo esoterico tra romantico ed immaginoso daranno l'illusione di un ritrovato retaggio iniziatico. Impronta despiritualizzata di una forza che non è più lì, come non è più nella tomba, l'antica natura, l'antico mondo, l'essere del Cristo. Colui che cercate non è più qui, viene proprio detto a coloro che ignorano la resurrezione e cercano il maestro nella spoglia terrestre. Così lo spirito che si intende ritrovare non è più nella spoglia della tradizione, ma ormai scorre nell'inaspettato, in ciò che la libertà potenzialmente sorta può creare, in una direzione che non può essere indicata da ciò che si è già. Il dogmatizzare la tradizione sarà inevitabilmente una correlazione ipnotica con strati oscuri della coscienza pre-individuale che eserciteranno dal basso il loro potere, in quanto non esigeranno un moto indipendente, una creazione fuori del previsto, un atto di libertà, ma essi stessi tenderanno a proiettarsi come valori trascendenti. E proprio una simile proiezione, valorizzando in parventi forme metafisiche o esoteriche un mondo sotterraneo di ombre e di ricordi, propizierà il clima grazie al quale sul piano esteriore le scienze materialistiche, in quanto analisi della natura disanimata, quindi controparte terrestre della tradizione spenta, si rafforzeranno, apparendo come scienze della realtà e in particolare la psicologia analitica giungerà a trovare l'origine di ogni vicenda mitica, di ogni valore iniziatico nelle immagini dell'inconscio. Ora, nonostante che gli assertori della tradizione e gli psicologi contemporanei siano in posizioni apparentemente opposte, in sostanza, ambedue partono da un'identica condizione interiore. Da essi parimenti viene ignorato l'elemento di perennità che ormai può risorgere, ma anche non risorgere,
nella nuova attività cosciente dell'uomo. Questa deve essere detta nuova perché non ha precedenti nella storia dell'uomo, quanto ad astrattezza e a limitezza proprio in senso individuale. È infatti la base necessaria all'attuale coscienza dell'io. Tuttavia, che essa sia per ora vincolata al sensibile, ossia pensi materialisticamente il mondo, sia stimolata solo dall'aspetto fisico delle cose, non dovrebbe impedire di riconoscere in essa l'elemento spirituale nuovo, autentico, che deve semplicemente liberarsi del supporto sensibile per essere ciò che potenzialmente è. Sorta grazie alla rottura con l'antico mondo e alla iniziale indipendenza dalla spontaneità naturale, perciò essa contiene la libertà come possibilità, sia negativa che affermativa, come possibilità di negazione di sé, ma anche come possibilità di reintegrazione spirituale, esigente una nuova via meditativa, verso la quale queste pagine vogliono essere proprio un orientamento. Si tratta comunque dell'elemento che solo può costituire il punto di partenza per una reale azione reintegratrice. Lo spirito pensa materialisticamente il mondo. Ciò è un errore se non se ne coglie la ragione cosmica, perché questo pensiero è la forza dello spirito, che altrimenti non si manifesterebbe e all'interno di questo processo va riconquistata. La spontaneità dell'antica natura, pertanto, sopravvive in forme diverse. Come un oscuro impulso di religiosità, come una mistica subpersonale che giunge a vestirsi dell'elemento nuovo e radicalmente ad essa antitetico, ossia del pensiero, per rivivere. E così può presentarsi come tradizionalismo o falso spiritualismo, o come materialismo dogmatico. La sostanza sottile ne è identica. Il pensiero, che è l'elemento nuovo dello spirito, può essere usato a dare giustificazione dialettica o speculativa al complesso degli antichi impulsi, in quanto ignora se stesso, non si autopercepisce di qua nella sua funzione di veste, di contenuti fittizi o di inclinazioni radicate nell'antica natura. In tal senso, nell'uomo possono agire di concerto due forze cosmiche oppositrici. L'una, operante attraverso il supporto che è l'informe miscuglio degli istinti legati all'ethos, cioè alla norma di vita, no? Alla famiglia, alla razza. L'altra, attraverso il pensiero in cui è presente la possibilità della libertà, deviandone la funzione liberatrice, così che il pensiero scambi per libertà l'affermazione non contrastata degli istinti radicati nell'antica natura. Tutto ciò può spiegare perché la guida dei nuovi tempi insegna come una delle tecniche liberatrici, la via del pensiero libero dai sensi, grazie alla quale il pensiero può sperimentare se stesso come forza predialettica, indipendente da ciò che nel mondo sensibile ne sollecita il processo, è inevitabilmente una riflessione. L'attività del pensiero, secondo una particolare disciplina, può sperimentare se stessa prima del momento riflessivo, realizzando così un grado più lucido, più vasto della coscienza,
è il principio della nascita dell'io fuori delle condizioni dell'antica natura, la quale, soltanto come conseguenza di una possibile resurrezione del principio interiore che da lei si affranca, può attuare ciò che la concerne in quanto natura. In tale condizione, la saggezza tradizionale può essere compresa. L'essenza degli antichi misteri può essere contemplata e la chiave dello yoga può essere di nuovo conosciuta. Ma l'antica natura è difficile a vedersi, perché non si è fuori di essa, si nasce in essa e si è inizialmente esseri pensanti attraverso essa. Il nuovo nato, tuttavia, per crescere deve liberarsi dell'alvo materno. L'antica natura, in quanto veicolo delle due forze oppositrici, tende a mantenere la sua sovranità sull'uomo, affermandosi come sua realtà e costringendolo ad una vicenda che ha come forze propulsive la brama e l'egoismo e come limiti corrispettivi l'errore, il dolore, la malattia, la morte. L'antica natura dovrebbe essere contemplata. Allora essa si rivelerebbe come il corpo della memoria e come lo specchio della forza. Nessuna sua funzione potrebbe più essere impura, perché, come si vedrà oltre nei prossimi capitoli, le forze della contemplazione sono quelle che, vincolate ad essa e vincolanti, ne costituiscono ed alimentano l'errore. Ecco perché, come si diceva, per uscire dalla contraddizione, dall'iniziato dei nuovi tempi, viene data la disciplina del pensiero libero dei sensi. L'oscurità della natura e la molteplice frammentarietà del mondo sensibile, infatti, possono affermarsi nella coscienza come necessità e quindi apparire reali, in quanto assurgono a dignità di contenuti pensati, ma senza esserlo effettivamente, in quanto non è il pensiero che li pensa, ma sono essi ad usare il pensiero, rivestendosene, e l'io, di conseguenza, li subisce, illudendosi di essere il soggetto dei diversi processi dell'anima. Illusione che viene meno ogni qualvolta esso è travolto dalle affermazioni sottili o violente della natura decaduta. Perché il pensiero astratto non ha forza, non costringe, mentre il pensiero dell'uomo antico recava in sé un potere sopra individuale, capace di imporsi a tutto l'essere. Il pensiero moderno è astratto, è avulso dal sopra individuale, in quanto la sua funzione è individua, non può costringere nemmeno con i retti giudizi. È condizione normale dell'uomo odierno che egli possa anche avere il retto giudizio, ma non la forza della corrispondente retta azione. Funzione del pensiero astratto è stata il porre la possibilità intellettuale della libertà, unicamente come processo logico, a cui, ove la libertà debba realizzarsi, deve seguire un momento dinamico o magico, che consiste nell'intervento, suscitato per virtù del pensiero libero, di una forza più alta, di un ordine sovrarazionale, capace di restituire all'uomo la visione delle essenze. Non vi era altro oggetto alla moderna esperienza del pensiero e al collaterale processo della filosofia. È giunto il momento di liberarsi della illusione che la moderna cultura sia reale. Essa è il risultato di una provvisoria possibilità dell'anima umana,
ovvero quella del pensiero astratto. La scienza dello spirito mostra come questo mondo provvisorio della dialettica astratta, la cui positività consisteva nell'essere un possibile preludio alla liberazione cosciente, ha già superato il suo momento positivo e, in tal senso, rischia di essere il veicolo della perdita della libertà, in quanto non l'io autonomo, ma la natura va ad afferrare le forze del volere cosmicamente rispondenti all'esperienza della libertà cosciente. La logica che ha accompagnato la comparsa del pensiero astratto, non essendo altro che l'ultima eco dell'antica visione sovrasensibile perveniente all'uomo nella forma della razionalità, comincia a non essere più logica. La logica comincia a non essere più possibile, in quanto apparsa in un dato momento della storia dell'uomo come veste di una intuizione della realtà ormai esaurita, veste nuova di un contenuto antico non più accessibile se non nella forma razionalistico-astratta, si sarebbe dovuta alimentare del contenuto ormai intuitivo possibile alla conversione del pensiero astratto, ossia all'accennata resurrezione interiore per continuare ad essere a livello dell'intelletto, l'interrelazione necessaria ai rapporti umani. Ma non dandosi questo nuovo contenuto e l'astratto pensiero limitandosi ad essere l'illusoria attività dell'intelletto sotto la quale urge come unica realtà vitale la natura despiritualizzata, è evidente che ci si avvia verso un'epoca nella quale gli uomini ritornano esseri istintivi, sempre più istintivi, senza un'altra direzione che quella dell'intelletto astratto, che non può più nulla, mentre viene meno la possibilità di intendersi l'un l'altro per l'esaurimento dello spirito logico, la cui controparte è il dilagare di un dialettismo raffinato, narcisistico, erudito e sistematico, che spiega tutto, che si occupa di tutto, che non risparmia né cielo né terra, né misteri, né miti, né tradizioni, e tuttavia non afferra un atomo di realtà. Le correnti spiritualistiche ed esoteriche mistiche, che hanno in questo senso assunto la grave responsabilità di distogliere l'attenzione dei ricercatori dall'elemento che gioca al centro di tutta questa vicenda, cioè il pensiero. Per ogni loro assunzione dottrinaria, il pensiero viene da esse usato. Non vi è loro affermazione che non sia mediata dal pensiero e al tempo stesso esse disconoscono o disprezzano o ignorano la vera via spirituale che è possibile al pensiero. Certo, non al pensiero astratto, che non cessa di essere astratto e perciò inanimato, anche quando pensa all'universo, Dio, la sapienza, la tradizione. Solo quando il pensiero, svincolandosi dai contenuti necessari e contingenti e parimenti dalle loro ripercussioni astratte, possa sperimentare se stesso come contenuto a sé trasparente, fino ad attuarsi come forza creante che per essere non ha bisogno di alienarsi nei supporti della natura, i quali vogliono unicamente se stessi, supporti che possono parimenti essere di ordine senziente o mentale, solo allora il pensiero può pensare il mondo e risollevarlo alla dimensione originaria. Il pensiero, ove si realizzino le condizioni accennate, potrà cessare di essere la passiva mediazione delle cose e delle sensazioni nella coscienza, che in tal senso sono irreali, e
e farsi divenire e farsi o divenire arto dell'io, cioè elemento autonomo che si attiva come oggettivo nesso interiore delle cose e delle sensazioni, non riducendosi ad essere la loro eco, ripetizione astratta di un mondo derealizzato, risorgerà come forza o conoscenza liberatrice che riconnetterà questo mondo oscurato con la sorgente originaria da esso perduta. Le parvenze delle forme e i contenuti finiti potranno per tale via avere infine il loro senso, venendo riassunti nella univocità sovrasensibile delle loro radici cosmiche, dei loro archetipi, che sono il fondamento reale del mondo. Ma ciò il pensiero potrà solo in quanto realizzi l'indipendenza dalla natura che ora lo usa. Natura che può affiorare anche come inclinazione filosofica o mistica o esoterica e che si può esprimere in quanto già rivestita di pensiero astratto. Perché l'uomo non conosce il punto in cui il pensiero nasce come libertà, non conosce il punto in cui il pensiero nasce come pura sorgiva interiore.